Una finale questa qua, e una vince. Finale, una vince. Ma la giuria l'ho vista molto impegnata, eh? Ci credo. Anche perché ne valeva la pena, questa sera, perché è una fascia importantissima. Poi tra l'altro ricordo che Specchiasol è uno dei nuovi sponsor, per cui insomma azzeccare anche la ragazza Specchiasol, insomma, è una cosa particolare. Poi con la sua presenza credo sia ancora più impegnativo anche per i giurati, Per tutti è stato impegnativo. Va bene, allora sono tante belle. Vediamo a questo punto chi è che si porta a casa. Vediamo chi sarà la fascia Specchiasol. Questa fascia. Allora, ricordo che questo è il passaporto, questo qui, per le prefinali nazionali a Montecatini Terme il 26 d'agosto. Sentiamo il pubblico che dice. Prego. Io ho fatto ambo, penso un po'. Allora, pubblico. Senti che musica. Miss Benessere Specchiasol Toscana 2012, che accede direttamente alla semifinale nazionale di Montecatini Terme, è la numero Miss Benessere Specchiasol Toscana 2012, è la numero 12, Lucrezia Massari, eccola qua. E allora arriva per lei la fascia, il passaporto per andare alle prefinali nazionali del concorso di Miss Italia. Una fascia molto molto importante questa qua, come quella di Carlotta la Greca, che ieri sera l'ha vinta a Cassino della Pescaia. Ecco qua la corona, la fascia, i premi, eccoli qua, e le foto da quella parte, guardate i fotografi. Quindi complimenti, questo è il verdetto della giuria. È bello perché anche le ragazze stanno applaudendo, stanno facendo l'applauso, questa è una cosa importante. Perfetto, e allora a questo punto, naturalmente grazie alla giuria, grazie a tutto il pubblico che questa sera è stato con noi, facciamo una cosa, ok, ci siamo? Fate le foto, sì. Allora, presidente, dobbiamo fare una cosa, dobbiamo far fare una sfilata, poi le ragazze torneranno per le foto. Grazie, grazie a lei. Prima classificata, seconda classificata, prego, seconda classificata, terza classificata, quarta, e dalla numero uno, prego, quinta. Quarta, perfetto, e dalla numero uno a seguire, prego. Eccola qua, una passerella per voi, questo è il saluto delle fanciulle del concorso di Miss Italia. Come che fa? Casca la Miss proprio al... Miss Italia. Prego, uscite e poi rientrate per farvi tutte quante le foto. Complimenti davvero ragazze, io vi posso garantire che conoscendole queste fanciulle una a una sono tutte quante veramente speciali. Ma lei questa sera ci ha avuto voi qualcosa in più, che è riuscita a battere le altre. E allora giurati, grazie per essere stati con noi questa sera, grazie naturalmente, grazie pubblico, grazie ai tecnici audio e luci che mi hanno sopportato e supportato questa sera, grazie a questo meraviglioso ristorante che ci ha ospitate, e se vi siete divertiti ditelo in giro, se non vi siete divertiti invece... fatevi i cavoli vostri, buonanotte, ciao da Raffaello Zanieri, alla prossima, ciao.